Benvenuti, io sono Sennar e sono uno yogi, discepolo del maestro indiano Paramahansa Yogananda, autore, ricercatore e divulgatore spirituale, e queste sono pillole di saggezza spirituale per la crescita interiore. I maestri di tutti i tempi hanno realizzato che l'universo poggia il suo funzionamento sul principio di impermanenza. Tale principio insegna che tutte le cose che si manifestano mutano e poi si dissolvono in un ciclo perpetuo. Tutto è dunque impermanente, soggetto al continuo mutare della creazione. Questo principio di mutamento si basa sulla dualità insita nella natura. Per ogni qualità ne esiste infatti una opposta ma correlata, giorno e notte, caldo e freddo, maschile e femminile, alto e basso, buono e cattivo, infelicità e felicità, e così via. Tutti i fenomeni della creazione sono quindi impermanenti, si alternano cioè al loro opposto, in un ritmo costante, la notte segue sempre il giorno, ed esperienze di felicità si alternano sempre a esperienze di insoddisfazione. Questo ci fa comprendere come l'essere attaccati o identificati a una delle polarità ci conduca sempre poi in uno sbilanciamento verso l'altra, in un costante alternarsi. L'anima invece, che come Dio stesso è senza tempo, senza nascita né morte, è senza mutamenti, nel suo eterno stato di pace e gioia oltre i cambiamenti. L'anima dunque non cambia, ma una volta che si associa al corpo fa esperienze di cambiamento. Il cambiamento è quindi alla base dell'esperienza, ma cosa genera allora la sofferenza? È l'attaccamento e l'identificazione dell'anima con la natura mortale e transitoria del corpo a generare quel principio di confusione e ignoranza che chiamiamo ego, che è semplicemente la dimenticanza della natura eterna e onnipresente dell'anima. La non conoscenza di sé, della natura dell'anima, e la resistenza al cambiamento sono quindi le principali cause della sofferenza umana. Proprio perché l'umanità ha dimenticato la sua origine e natura divina, le sue azioni e i suoi atteggiamenti sono privi di saggezza e questo genera confusione e dolore. È necessario dunque comprendere profondamente che il cambiamento fa parte della natura stessa di questo mondo e che tutte le cose in esso comprese sono destinate ad apparire, mutare e infine sparire. Se vogliamo conquistare la pace e la beatitudine dei grandi santi, maestri e yogi, dobbiamo rivolgere la nostra ricerca verso le cose eterne, verso l'anima e verso Dio, poiché Dio è l'unico a non deludere mai, perché la sua natura è eterna, infinita, senza mutamenti, ed è gioia sempre nuova. Ricorda quindi che non è il cambiamento a generare il dolore, ma è la resistenza ad esso, l'attaccamento alle forme e alle condizioni esteriori. Chi si libera dell'attaccamento trova la pace, l'amore vero e la saggezza. Per conseguire questo stato, segui i metodi scientifici di risveglio insegnati da grandi maestri come Yogananda e altri, cammina nel mondo come lo hanno fatto i santi e gli yogi, sempre immerso nel pensiero di Dio, mentre compi ogni attività. Qualsiasi sofferenza il tuo corpo, la tua mente o il tuo cuore dovranno sopportare, ripeti interiormente: qualsiasi cosa accada, sono sempre interiormente libero in Dio. Hai ascoltato pillole di saggezza? Rimani in sintonia praticandole e compi oggi un'azione d'amore nel mondo,
pura e disinteressata che ci condurrà tutti insieme più vicini al mondo nuovo che vogliamo creare. Grazie e ad un prossimo video.